Dottore? Dottore! Io vengo per il dente. Vabbè, mi dica il questionario. Quale questionario? La fate il questionario? No. E vado a fare il questionario. Vado. Non vedono prima. La sanità pubblica mi sta distruggendo, mi sta ammazzando. Mi scusi, ma lo poteva dire prima che dovevo fare il questionario. Il questionario? Il questionario? Che c'è il questionario? Ora vado al dottore se lo fa riempire da lui. Anzi, ci dice. Dice Pasquale che il questionario si deve riempire lei, che non ha niente da fare dalla mattina alla sera. Ci devo dire così. Sì, ciò che dice Pasquale. A mia la sanità pubblica mi sta ammazzando. Dottore, qui c'è il questionario, però non l'abbiamo fatto perché il signor Pasquale mi ha detto se lo fa fare dal dottore che non fa niente dalla mattina alla sera. Perché ormai nella sanità pubblica quelli che comandano sono solo gli usceni, decidono loro, comandano loro. Vabbè, io lo faccio fare io allora. Una cosa, dottore, ma lei si chiama Canino? Canino, sì. Chi c'è da ridere? Ma che c'è da ridere? Uno che fa il dentista e si chiama Canino, non ci pare strano, scusa. Lei come si chiama? Angelo di Dio. Angelo di Dio, allora che cosa è lei? Un prete? No, un sacerdote? No. Che cosa fa lei? Custode. Angelo di Dio che sei il mio custode. Per favore, allora, lei al momento è affetto da qualcosa? Sì, ringraziando il buon Dio, sì, dottore. Ed è pure contento? Ah, certo, io sono affetto dell'affetto di mia moglie, io sono affetto dell'affetto dei miei figli, io sono affetto dell'affetto di mia suocera. No, è affetto nel senso, lei soffre di qualcosa? Allora mi dica soffre, se mi dice affetto, uno pensa... Se lei soffre di qualcosa? Ringraziando Dio. Oh, allora, ha problemi stomatologici? No, non ho problemi allo stomaco. C'ho problemi in bocca perché sono stato al suo collega che mi ha messo una tropesi che a me non mi convince. Una? Le ha montato una? La tropesi, quelle che si dente favoso, che si incasso con l'acqua. Una protesi! La tropesi. Il suo collega l'ha chiamata. Comunque, protesi. Lei ha problemi stomatologici? No, sono venuto per il dente. L'ho capito! Allora perché mi dice lo stomaco? No. Stomatologici, lei c'ha infezioni in bocca. No! Non ha problemi. Ora le faccio delle domande per scoprire se lei ha dei sintomi. Vabbè. Per favore risponda sì o no? Sì. D'accordo? Allora, ha avuto febbre sì no? Risponda, ha avuto febbre sì no? Dottore, se non mi lascia lo spazio fra sì e no, io come mi Ma se lei non mi risponde? Lei dice se no, no, non ho avuto febbre. No, non ho avuto. Però da ragazzino ce l'avevo sempre, perché mia mamma diceva che ero un tipo ragionevole. Dice, sei ragionevole, non sudare. Casomai lei era cagionevole. Ma mia madre parlava in dialetto. Comunque lei non ha avuto febbre, no? Ha avuto tosse sì no? Risponda sì, ha avuto tosse sì no? Dottore mi fa entrare, fresse no, dottore? Ma lei non risponde! Ma se lei me ne mette attaccato! Ha avuto tosse sì no? Dottore, mi ha sentito tossere lei? No. E allora non c'ho. No, vabbè, no. Lei ha apnee notturne sì no? Non lo so, io dormo di notte, non è che mi ha preso. Quindi non lo sa se ha apnee notturne? Vabbè. Lei soffre di congiuntivite? Prima di più, ora di meno perché mi ho insegnato come si parla, per cui so che non si dice se avrei, se potrei, ma so che con il congiuntivite si dice se potressi, se avresti. Deve finire con la sì. Congiuntivite, se lei soffre di malattie agli occhi. Non lo sapessi. Oh, lei ha avuto episodi di diarrea? Ma che ride? Che ride, dottore? Ma perché ha diarrea? Ora che è diventata una serie televisiva tipo Netflix, se non l'ho capito. Ma c'è già allora, la serie televisiva? Ma come episodio? Io invito i miei amici e dico, ragazzi, venite in bagno con me, primo episodio di diarrea. Ma non si dice scariche. Lei ha avuto scariche di diarrea? No. Oh, deve dire, no, basta. Oh. Ha avuto contatti con persone in quarantena? Magari Dio. Dottore. Ah, quindi si augura pure di avere... Ma certo, ma lei lo sa che vuol dire avere a che fare con una quarantena? Le donne a quarantena sono, sa come ancora cattivito punto in mare, capito? No, non quarantenne. Lei ha avuto rapporti con persone in quarantena, cioè infette da virus? Ma non mi risponda no, mi ma risponda! Mi scusi, dottore, io sono venuto dal dentista. Che lei è dentista, io ho problemi alla tropesi. Ma io avessi dovuto avere tutte queste malattie? Certo. Lei pensa che se io avessi dovuto avere tutte queste malattie, io venivo dal dentista. E dove veniva? Io me ne andavo all'obitorio direttamente, ma mi scuso, dottore Canino. Mm.